Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Questo è il secondo canale dove faccio dei video insomma un po' più rilassati, per così dire. Come vedete qui sul tavolo ho quattro televisori. L'ultimo qua in fondo lo conosciamo già, è quella 16 noni che però ha smesso di funzionare un'altra volta, mentre questi qui ancora li devo testare. Voglio insomma vedere quale di questi funzionano e poi dopo voglio fare un esperimento con uno smagnetizzatore. Dunque, questo qui vedo che gli mancano delle viti qui sopra. Andiamo un po' sotto qua. Il vano batteria è a posto. UHF1, UHF3, UHF. Questa è la sintonia della televisione. Questa è una radio. Volume, TV, FM, AM, accensione. Proviamo un po'. Vediamo che fiammata fa. Porca puttana. Che cazzo. La radio va. Vediamo la televisione. Funziona anche la televisione. Okay. Ma questo funziona. Questo naturalmente è sprovvisto di ingressi videocomposito, ha soltanto l'ingresso di antenna. Però io qui ho un modulatore. Questo serve proprio per modulare segnali videocomposito e audio in un segnale di antenna da piantare qua dentro. Qui sotto c'è tutta la lista dei canali possibili sui quali si può settare attraverso questi switch qui sopra. Allora, UHF, canale 30-35, vediamo un po'. UHF canale 30, i primi tre accesi, i secondi tre spenti e il 7 acceso. E così dovrebbe essere sul canale 30. L'ho collegato a questo laserdisc, ci metto un film a caso dentro, vediamo che succede. Play, perfetto, vediamo se si vede qualcosa di va. Come si vede? Oh, come no? Sì, sì. Cioè, veramente dovrebbe apparire qui, ma non va. Maremma maiala. E allora? Oh, è su UHF, no? Niente. Tantissimo proprio. Allora mi sa che questa cata non funziona. Proviamo col telefunken. Madonna, canalocchio maledetto. Ecco, qualcosa si vede ora. Eccolo. Oh, funziona. Se solo questo film di merda si vedesse qualcosa. Ma come l'ho sul cazzo film girati al buio io. Allora, qualcosa si vede, eh? Come al solito, John. E si sente. Però l'immagine fa abbastanza schifo. Non si regola assolutamente niente. Questo sembrerebbe proprio il cinescopio che è arrivato alla fine della vita. Ma come sta? Ah, ecco, ecco. Oh, cos'è sta a fare pensola qua giù? Questo c'è stato messo dopo. Oh, campanello. Con questo qui. Questo che gira nell'aria così. Perché c'è stato messo questo? Questo col cacchio che funziona. Per vedere che fa sto coso qui. Posso toccare? Sì. È la miseria. Beh, non si regola un cazzo se c'è questo affare nel mezzo qui. Ho montato un trimmer qui dietro al posto di quel potenziometro, però sinceramente, siccome ho pulito anche qui sopra i potenziometri, io non credo che serva un cappero sto coso. Questa modifica a me non mi quadra per niente. Io lo provo a togliere definitivamente proprio. Lo stacco di netto momentaneamente, poi semmai lo ricollego. Vediamo che succede così. Ah, così proprio non funziona. E allora vai col trimmer. E col trimmer funziona. Funziona, ma fa schifo sodo. Come mai? Che c'ha sto coso che non va? Ci ho messo un trimmer da 50 kg ora anziché da 20. Vediamo che fa. Vabbè, l'immagine è abbastanza indecente. Però qualcosa si vede, direi che va bene così. Inno hit! Questo però... No, mi sa che non mi conviene collegarlo direttamente come ho fatto con quell'altro. Sarà meglio dargli un'occhiata subito dentro. Allora... Ma che è sto troiaio? Non si apre. C'è una vite vi nel mezzo, rompe il cazzo, sa. Non l'avevo vista. Ti viene via pezzi da tutte le parti, boh. Come l'ho sul cazzo questi affari fatti così. Qui c'è le cinghie, sono anche buone. Il contanastro anche c'è. Guarda là, viti molle. Quest'oso vi che va a giro per cazzi sua. Da dentro questo televisore c'è uscito di tutto. Io lo collego. Cazzo di tua madre, maledetta, tutte le volte. Non ci credo. Come? Come fa a funzionare? No, non è possibile. No, non ci posso mica credere. Sintonia del televisore inchiodatissima proprio. FM, fa vedere. Funziona. Comunque mi aspettavo una fiammata, non l'ha fatta. Manca tutta la parte della sintonia qui. Però si accende, eh? Quindi vuol dire che completamente sganasciato non è. Provo il registratore a cassette, come si apre qui. Play. E va, non ci credo. Funziona anche il registratore, oh. Funziona anche il registratore a cassette.
Anè, ha mangiato il nastro. Ah, è da lì, è da lì. Comunque in qualche modo funziona, anche se insomma mangia le cassette, ma d'altra parte è un mangiacassette. E ora ci sarebbe questo qui della National, che così chiuso è soltanto una radio. E poi se si preme qui viene fuori il televisore. E il problema di questo coso qua è che non va a 220, va solo a 12 volt e a batterie. Ma non ho trovato lo schema elettrico da nessuna parte e non ho idea qui di come si collega. Qui ci vanno le batterie. Io qui dentro ci ho trovato i suoi accumulatori originali, li ho tolti ovviamente, da 6 volt. Quindi meno e più, teoricamente 12 volt. Ma ho paura proprio e basta, senza altri discorsi. Vabbè, proviamo, eh. Già un po' di assorbimento. Comunque sono sul radio, quindi non dovrebbe esplodere. Niente, proviamo. Qualcosa si sente. Assorbe troppo poco, impossibile. Qualcosa si sente, ma proprio piano, 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 piano. Lo metto su TV e poi vediamo un po' che cavolo succede, eh. Assorbimento c'è, vediamo se viene sul monitor o se esplode o se fuma. Non si vede assolutamente niente, non appare proprio niente sullo schermo. No, qualcosa è apparso, qui è scritto tutto in tedesco, non ci capisco una sega nulla io. Vi qualcosa fa comunque, eh? Lo schermo non è morto, almeno quello di sicuro. Qui si sente chiaramente qualcosa che scintilla proprio, qualcosa che è rotto. E niente, qui i condensatori sono... Ecco, ecco qualcosa, arriva qualcosa sullo schermo. Eccolo, piano piano i condensatori che stanno risuscitando oppure esploderanno. Qui abbiamo i controlli completamente scatafasciati proprio. Assorbimento 0,6 A. C'è qualche speranza comunque, perché lo schermo non è morto. Probabilmente neanche il tuner è completamente morto. Che un po' di neve la fa. Vabbè, non insisto oltre perché non lo vorrei completamente distruggere. Io non sono sicuramente la persona migliore per riparare questa roba qua, ma ci proverò in un video sul primo canale, perché questo effettivamente è ganzissimo, eh. Allora, ora invece qui voglio fare un esperimento. Questo schermo qui ha qualche distorsione geometrica. Per esempio in questo punto qui si vede benissimo che l'immagine scende in questo punto. Quando feci il video del computer più tamaro del mondo, usai uno smagnetizzatore per togliere queste distorsioni dallo schermo e funzionò alla grande, anche se nel video non l'ho fatto vedere. Ora provo anche su questo televisore. Ok, non è cambiato niente, però non è cambiato niente, vabbè, non è successo niente. Quindi non è perché è magnetizzato il tubo in qualche maniera, no, è una distorsione proprio che c'ha di suo intrinseca. Ora, anche questo televisore ha una distorsione abbastanza evidente, qua giù l'immagine è più grande, qui va in su, qua giù va in su. Io provo, tanto che cacchio me ne frega a me. Non è cambiato niente, niente, è sempre uguale. Quindi sono riuscito a cancellare le distorsioni geometriche su questo schermo, ma non su questi due. Questi sono rimasti tali e quali identici. Vabbè, me li terrò così come sono. Intanto questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e mi raccomando, restate sani.